primo giorno del Tokyo Game Show. Come potete vedere alle mie spalle, siamo all'interno dello stand Square Enix, che assieme ad un paio di proposte interessanti per il mercato orientale, come ad esempio Bravely Second e Final Fantasy Explorer, ha portato una demo di Final Fantasy Type Zero HD, riedizione in alta definizione del titolo uscito su PSP ben 3 anni fa. Adesso è il momento di portarlo appunto sulle piattaforme di nuova generazione e di vederlo finalmente anche in Europa. Questo arrivo un po' tardivo farà sicuramente contenti tutti i fan della continuity di Final Fantasy, che potranno così giocare a quell'episodio che mancava per completare, diciamo, la fabula Nova Crystallis. In termini di gameplay il titolo è esattamente identico alla versione originale. Ci troviamo quindi di fronte ad un action RPG che recupera in larga parte i ritmi di quel bellissimo episodio di Final Fantasy che risponde al nome di Crisis Core. Anche qui quindi si dimenticano del tutto i turni per un approccio action RPG molto più movimentato. Non ci sono incontri casuali, ci si muove quindi liberamente all'interno delle mappe di gioco e si passa senza soluzione di continuità dall'esplorazione al combattimento. Il battle system permette di alternarsi al controllo di 3 personaggi che, oltre ad un'arma principale, possono utilizzare un paio di magie. Bisogna avere un buon tempismo e memorizzare i pattern di attacco avversari per riuscire ad eseguire i colpi critici o addirittura i colpi letali, che possono essere attivati in una ristretta finestra temporale. Al momento il battle system ci è sembrato sicuramente interessante, però vanno registrati molti problemi legati al lock-on e alla telecamera. Sul fronte della componente tecnica, purtroppo dobbiamo confermare che, pur essendo una riedizione in HD, si vede benissimo che la base grafica del gioco è quella di un titolo uscito ormai 3 anni fa e su una console vecchissima come la PSP, quindi non aspettatevi miracoli. Prima di chiudere vi ricordiamo che all'interno di Final Fantasy Type Zero HD sarà presente la prima demo giocabile di Final Fantasy XV. Basta questo per rendere quindi l'uscita del gioco un episodio, un momento imperdibile per tutti i fan.